Dopo il pareggio di Meda col Renate, per il Teramo è già tempo di Coppa Italia per la gara dei sedicesimi di finale contro la Viterbese. Il diavolo darà spazio a chi fino a questo momento ha giocato meno, in una partita che comunque avrà un fascino particolare perché è condita da tanti ex. A partire dal teramano Alessandro Di Paolo Antonio, protagonista della cavalcata della stagione 2014-2015, esattamente come Diego Cenciarelli, due cardini del centrocampo che fu di Vincenzo Vivarini, non solo, ma che dalla parte opposta potrebbero non ritrovare praticamente nessuno dei loro ex compagni, perché il Teramo si presenterà tenendo a riposo i vari Speranze e Caidi, con Amadio ai box in attesa di capire se è recuperabile per il posticipo di lunedì sera contro la San Benedettese. Asta sceglierà tra i pali l'ex avezzano Lewandowski, confermando la linea 3 di difesa che sarà composta da Milillo, Altobelli e Redivivo Diallo, che finora ha messo insieme soltanto 17 minuti in stagione e proprio in Coppa Italia. Esordio in maglia biancorossa anche per Andrea Mancini, che finora non è mai sceso in campo dal suo arrivo a Teramo. Il classe 96 si piazzerà sull'out destro, mentre Manfredo Pietrantonio su quello sinistro. Graziano, il recuperato Sumaré e Paolucci gli interpreti della mediana, con Barbuti e Bacio Terracino a formare la prima linea e concedere un turno di riposo a Foggia e Tulli. In casa gialloblu invece, dopo l'esonero di un altro ex come Federico Nofri, l'arrivo di Stefano Sottili ha portato la vittoria al Moccagatta domenica contro l'Alessandria. Oltre a Di Paolo Antonio e Cenciarelli nella tuscia c'è anche Jefferson, centravanti arrivato in biancorosso la scorsa stagione con grandissime aspettative, ma condizionato spesso dagli infortuni che ne consigliarono l'addio già nel mercato di gennaio. Non ci sarà il brasiliano domani, l'ennesimo stop della sua tormentata carriera gli impedirà di incrociare di nuovo una delle sue tantissime ex squadre.